quest'anno come primissima volta ci sta qui con noi l'associazione Piccole Magazine LGBT Queer Plus. A Montevergine, come ben sappiamo, è un rito che facciamo ogni anno da tantissimi anni, veniamo a festeggiare la mamma schiavone. La mamma schiavone chi è? La mamma di Femminielli. Perché? Perché come leggenda, tantissimi anni fa, due ragazzi omosessuali vennero legati qui vicino a un albero. Era proprio l'1 del 2 febbraio di notte che nevicava e queste due persone sono state messe nude vicino a quest'albero. Il giorno successivo, che era il 2 della Candelora, salivano la gente e trovano queste persone nudi, che erano due ragazzi omosessuali che stavano sotto la neve. E da qui volevano sapere come mai avevano vissuto queste persone e non erano morti. Loro dissero che era stata una donna che gli aveva appoggiato il mantello sulle spalle, e da quel momento la mamma schiavone è diventata la mamma dei Femminielli, la mamma della comunità LGBT queer. Per me la Candelora è quella classica tradizione dei Femminielli degli anni 70, anni 80, quando andavano a Montevergine il 2 febbraio a Candelora con queste macchine scappottabili, avanti tutti pieni di fiori, con questi Femminielli, perché io li chiamo i Femminielli, con questi cappelli tipo Angela Luce, si andava su Montevergine e dopo, sentito questo santuario, la bellissima, la Santa Messa, si andava a mangiare, si andava a fare la scampagnata. Questa è la scampagnata del 2 febbraio. Ho chiesto un miracolo questa volta a mamma schiavone per dire basta alla guerra e basta a tante famiglie tra mamma e papà che si dividono dai propri figli. I migliori anni della nostra vita. Abbiamo replicato ancora questa grande manifestazione, viva le tradizioni, perché anche noi abbiamo il nostro patrono che è la Madonna di Montevergine. Tu senza quanta piglia che bella, ma prima tu sei asciuto, stai guaiato, ma molte cose... È stato molto piacevole e ancora c'è molto da vedere e da dimostrare. Grazie. Questa bellissima giornata, ci sarò ancora l'anno prossimo, il giorno 2 di febbraio.